45 secondi di gioco, Romelu Lukaku porta in vantaggio la squadra nerazzurra, grande 1-2 con Lautaro, si abbassa Lukaku a metà campo su un pallone in verticale, si appoggia su Lauti che gli restituisce il pallone nello spazio, lui entra come una lama nel burro nella difesa dell'Atalanta, si presenta da solo, tu per tu col portiere, lo scarta e deposita la palla in rete, Romelu Lukaku, 1-0 per l'Inter. 1-0, Montagnino, ciao Marianna. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, in collegamento con noi. Scusami Di Marco, prego, sulla prego. Sinistra, entra in area di rigore, Dima, prova il sinistro, la parata di Sportiello, poi Lauti, la mette giù, ancora Di Marco, può provare il sinistro, la parata di Sportiello, e a Barella, Nicolo Barella, 2-0 per l'Inter, segnano loro due, Lukaku a 45 secondi, Barella a 2 minuti e mezzo, 2-0 per l'Inter, Romelu Nicolò, Lukaku Barella, 2-0 per l'Inter, 2 minuti di gioco. Marcello, voglio chiedere un pronostico. Tanta fiducia, Mkhitaryan è rotto, quindi diciamo che a centrocampo siamo un po' in difficoltà a metà campo. Kopmeiners, sempre lui, col numero 7, attenzione, calcio d'angolo, chiama ancora lo schema, poco fa si è andati vicini al gol, qua Bastoni è bravo, Scalvini, attenzione, stop ancora, Højlund, Pasalic, gol, eccolo qui, che ne dite, la partita è riaperta oppure no? Oppure finirà 5-1 per l'Inter, si riapre la partita, 2-1 dell'Atalanta. Stai calmo. È inquadrato Orsato, voglio capire perché. Potrebbe essere un check per una possibile fallo dentro l'area di rigore. Vediamo se lo cogliamo prima noi. Vediamo qui, intanto cade in aria Mele, non c'è niente, Scalvini, il pallone lì, poi Pasalic la mette, e lesto. Così di prima chitto mi pare forse, di no. Però. Allora, quando calcia Pasalic poi cade D'Ambrosio, ma perché? Perché gli prende il piede. Vabbè, però prende la palla. Però ha preso prima la palla, sembra. Prende la palla e calcia, c'era il piede lì. Se nel calcio annulliamo pure questi gol, se annulli questo oggettivamente non credo. Andiamo a vedere il golf, nel senso, no? Cioè, però allora, è normale che i contatti ci sono. Commentiamo, però D'Ambrosio resta però a terra, si è fatto male. Perché la caviglia è stata presa, il contatto c'è, non è che sta fingendo. No. Però Marianna, vedi più vicino un gol dell'Inter o un gol dell'Atalanta, così a sensazione. Vabbè, così l'Inter. Non stai scommettendo. No, così l'Inter, però obiettivamente, senza che ripeto per la terza volta la frase, giocare così, giocare lungo, crea veramente tanti pericoli da ambedue le parti. Bastoni, Lukaku in aria, non ci credo, rimessa dal fondo, la palla attraversa tutta l'area piccola. E poi c'è una mezza deviazione, credo, di Lautaro, perché ha dato rimessa da fondo, Orsato. La palla esce di pochissimo. Era tutto buono, sinistra di forse Lautaro in fuori. No, non la tocca. Non la tocca nessuno. No, dico, se l'avesse toccata praticamente. Se l'avesse presa Lukaku e Lautaro, credo sarebbe stato in fuorigioco. Mamma mia, arriva il cross di Dima, corto sul primo palo, mette fuori l'Atalanta, recupera Brozovic, che serve Çalhanoğlu, che prova il tiro! Sportiello. Mamma che botta! Centrale, Sportiello la vede arrivare all'ultimo, mette il pallone in corner. Çalha non si fa pregare quando è da quella posizione. Prova la botta fortissima, centrale, Sportiello la vede all'ultimo, è bravo, quindi distinto a mettere la palla in corner. Fosse stato leggermente più spostata, sarebbe stata molto più difficile da prendere. Ci sorridiamo per mille motivi, perché è bello stare qui con Paolo Marcelli. Mi deridete che è diverso, ridete. Non è vero, non ci permetteremo mai. No, perché ti sorrido in faccia. Perché quando do i numeri... Grande palla di Romelu! Romelu per Brozo! Brozo per Lauti! Lautaro Martinez è il toro! Bisogna verificare la posizione di Brozovic sul lancio di Lukaku, ma Lukaku fa una meraviglia in mezzo al campo con due uomini dietro, si gira, si sposta la palla sul sinistro, fa due metri, vede Brozovic inserirsi, gli dà la palla in verticale, Brozovic a tu per tu con Sportiello, allarga sulla sinistra per Lautaro, il gol da FIFA 23, pallone lì, è messa in saccoccia da Lautaro che fa il 21esimo gol in campionato, a due lunghezze da Osimhen, vediamo se la posizione di Brozovic è regolare, se è regolare è un grandissimo gol, vediamo Lukaku. No, è
straregolare, straregolare, più che regolare. Poi Brozio, bravissimo a dare la palla a Lautaro che la deve solo spingere dentro per il 3-1 dell'Inter. Bravi ragazzi, grandissimo gol. Ragazzi, ma guardate cosa fa Lukaku. Cioè, lui agevola tutti gli inserimenti dei centrocampisti, fa salire la squadra, i giocatori si appoggiano su di lui e poi partono nello spazio. Cioè, io non lo so più come dire, predico nel deserto io su sta cosa. Non